Polifemo apre una lunga e ricca parentesi su Carosino. Su Carosino intendendo l'attività dell'amministrazione comunale, dell'istituzione appunto dell'ente comune, con il mondo dell'associazionismo, con la proloco appunto locale, con la compagnia teatrale di Cicciti Santa. Ecco, è un esempio per far vedere, per mostrarvi come effettivamente istituzioni ed associazionismo dialogano in maniera proficua. Le istituzioni non potrebbero svolgere appieno la loro funzione se non avessero l'apporto e il supporto del mondo del volontariato, dell'associazionismo, così come l'associazionismo non potrebbe andare, non potrebbe raggiungere quei risultati che invece raggiunge se non vi fosse appunto l'impegno istituzionale. Eccoci pertanto con Cosimo Fiorino, consigliere comunale di Carosino, delegato alla cultura. Bene, questa interazione, questa simbiosi. Nello specifico abbiamo parlato della compagnia delle attività con la compagnia Cicciti Santa, ma questo è un esempio per dire, per parlare di questa collaborazione. Sì, noi stiamo puntando molto sulla collaborazione con le associazioni locali, in particolar modo stiamo portando avanti dei progetti di integrazione. Nello specifico abbiamo partecipato a un bando per la realizzazione di un programma di sensibilizzazione contro le discriminazioni razziali, un bando che è stato presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, aspettiamo risposte. Ovviamente questo programma che abbiamo realizzato vogliamo portarlo avanti ad ogni modo, in collaborazione con la Proloco Locale, con la Cicciti Santa, compagnia teatrale storica di Carosino, e con l'associazione Babele che si occupa appunto del programma SPRAR di Carosino. Si tratta di un progetto che verrà messo in atto durante la settimana contro le discriminazioni razziali che si tiene dal 20 al 26 marzo, un progetto che prevede uno scambio interculturale con le presenze straniere sul nostro territorio. Però da un punto di vista nuovo, quindi non loro si devono integrare al nostro modo di vivere, ma noi dobbiamo integrarci al loro modo di vivere, quindi cambiamo un attimino la prospettiva. Il progetto si chiama Cultaminiamoci proprio perché unisce la cultura. Contaminazione di culture, esatto. Questa interazione, aggregazione. Esatto, è proprio quello questa che... Questa mescolanza culturale, esatto. Usiamo questa espressione. E lo faremo sia dal punto di vista culinario sia dal punto di vista del usi e costumi, diciamo. Ma non c'è stato per parlare, ma non c'è. Voi non gli avete parlato, sarà che avete cisternina. So, da picchierina, se l'hanno avuto una dozzina. Io, la faccia toda, ma bevo primitivo. A faccia con la rete e io ci sta vinto, ciao la rete, la nostra è stata meravigliosa. Buonasera. In questa stretta e proficua collaborazione tra appunto ente comune, Proloco, associazioni, la compagnia teatrale Cicciti Santa, un ruolo importante lo svolge appunto Giovanni Friuli come presidente della Proloco, riconfermato all'unanimità. E allora Friuli, facciamo intanto un bilancio consuntivo, per così dire, delle attività del 2016, poi ci proiettiamo sulle attività del 2017 e direi forse ancora prima di tracciare questi bilanci parliamo della importanza di questa collaborazione tra associazionismo, Proloco e istituzione comune innanzitutto. Intanto vorrei comunque specificare e sottolineare che io da solo, voglio dire, non
andrei da nessuna parte, è che i risultati ottenuti dalla Proloco sono dovuti anche e soprattutto all'impegno dei tanti collaboratori che condividono pienamente gli obiettivi insieme a me. Il bilancio è soddisfacente, quello del 2016, perché partiamo intanto dal rinnovo delle cariche, anche e soprattutto dall'organizzazione della 50ª edizione della Sagra del Vino, un evento storico per Carosino. Dopo 50 anni l'organizzazione della Sagra del Vino viene affidato alla Proloco, le Proloco che sono i soggetti che hanno inventato le sagre, no? Ma qui a Carosino per la prima volta la Proloco l'ha organizzata alla 50ª edizione, quindi per noi questo è un motivo di grandissimo orgoglio, ricevere la fiducia da parte della... Noi c'eravamo, lo dimostriamo attraverso le immagini che stanno scorrendo. E questo per quanto riguarda la Sagra del Vino. Poi c'è stato un altro evento tra fine novembre e primi di dicembre. Sì, allora l'altro evento denominato Wine Art Christmas è stato realizzato a dicembre, a cavallo tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre, anche per contestualizzarlo un po' nel Natale. È comunque un evento che ha avuto come filo conduttore il vino. Con questo evento noi appunto abbiamo voluto rafforzare i risultati già ottenuti con la Sagra del Vino, andando a far osservare così il vino dalla prospettiva degli artisti, no? Infatti l'evento è stato organizzato in collaborazione. E anche qui ci siamo noi con le immagini che scorrono. Esatto, infatti. Quindi niente, sono state scritte per l'occasione tantissime poesie con il tema del vino e sono stati esposti anche dei dipinti. Accolti in un'antologia, tra un po' ascolteremo anche dei giovani che declameranno queste poesie subito dopo le sue dichiarazioni. Sì, le poesie sono tantissime, le più belle saranno selezionate e inserite in un libro. Quindi la Sagra del Vino si è trasformata durante la 50ª edizione in la Sagra del Vino con la sua fontana, si sono trasformate in dipinto e tra poco si trasformeranno in ambito questo processo di in un libro. Ecco. Che conterrà non solo le immagini relative a questo dipinto come copertina, ma anche le immagini dei quadri esposti durante quell'evento. Andiamo al 2017, questa collaborazione con la CCT Santa, questo ruolo della Proloco come incubatore, tra virgolette, di attività con il mondo dell'associazionismo. Quindi questa collaborazione con la CCT Santa, l'ambito, il discorso teatrale. Certo, allora la Proloco che fa il suo, che svolge perfettamente il suo ruolo andando a promuovere tutte le peculiarità che nascono e che appartengono al territorio, a partire dall'anno prossimo con la promozione della rassegna teatrale Teatriamo della CC di Santa, con la quale ormai siamo partner. Simbiosi proprio. Simbiosi, sì. Quindi noi li sosterremo durante questa iniziativa, ovviamente svilupperemo nell'ambito della rassegna delle nostre attività di promozione. Poi verso l'inizio di febbraio, probabilmente il 2, organizzeremo qui nei locali del castello un recital che racconterà un romanzo, l'ultimo romanzo scritto da Arcangelo Conso, che è un noto cantautore e scrittore carosinese. E poi ovviamente la preparazione per quello che è l'evento degli eventi, la prossima Sagra del Vino. Ci stiamo già pensando, stiamo solo aspettando il via da parte dell'amministrazione comunale, stiamo aspettando che ci dia il là. Noi abbiamo già in mente perfettamente tutto quello che da realizzare, tutto quello che si può realizzare nella 51ª Sagra del Vino.
Abbiamo già le idee chiare, siamo solo lì pronti in stand by per la partenza. Ai blocchi di partenza. Però abbiamo sollecitato l'amministrazione comunale, perché poi dipende da loro, sono loro a farci l'affidamento, perché il regolamento del comune di Carosino prevede che l'organizzazione della prologo della Sagra del Vino deve essere fatta dal comune o da un soggetto affidato. Delegato, quindi diciamo. Sono sempre loro che devono decidere di riaffidarci l'organizzazione della sagra. Noi siamo pronti, insomma. Giovanni Friuli, poi esiste anche una collaborazione con un'altra associazione, la Matassa, così chiamata. Sì, è una collaborazione che è nata appunto durante l'organizzazione della Sagra del Vino, anche perché questa è un'associazione nuovissima, è stata costituita da tre ragazze molto esperte nella gestione dell'infanzia, e quindi noi abbiamo ritenuto anche opportuno darle un po' di visibilità attraverso la Sagra del Vino. Devo dire che siamo ultra contenti, tanto è vero che le abbiamo coinvolte anche nell'organizzazione dell'evento Wine Art Christmas. Ecco, loro riescono ad attrarre un pubblico di bambini, di adolescenti, e loro riescono a fare formazione laboratoriale con una facilità estrema, sono dei catalizzatori di attività ludiche. Siamo veramente molto molto contenti di collaborare con loro. Per il momento però, per l'anno prossimo, non abbiamo ancora programmato nulla, ma alcune attività ludiche che noi svolgevamo in autonomia comunque le stiamo cedendo a loro. Bene, allora la Proloco, un fiume in piena, Giovanni Friuli anche lui, come dire, condottiero di questa nave che, come dire, deve far crescere il volontariato, fa crescere, già lo sta facendo in maniera davvero sensibile, a braccetto con le istituzioni. Abbiamo parlato di questa compagnia nota e arcinota, la compagnia teatrale, la CCT Santa, e siamo ora con un attore di questa compagnia, Michele Friuli. Parliamo di questa collaborazione, di questa interazione che c'è tra ente comune e associazionismo e Proloco e appunto la vostra compagnia, e poi vediamo così, seppur sommariamente, gli impegni, il carnet degli appuntamenti della compagnia per questo inizio 2017. Sì, noi siamo la CCT Santa, anche quest'anno porteremo avanti il cartellone teatrale realizzato da noi stessi. Nasciamo già nel 2002 e dal 2002 comunque portiamo avanti la rassegna teatrale. Siamo già arrivati alla 14ª edizione. Porteremo comunque in scena molti autori famosissimi. Avremo comunque due serate eventi gratis, tra cui la Shoah, la giornata della memoria, che avrà come tema l'arte in tutte le sue forme, e la festa della donna, dove porteremo noi un lavoro fatto comunque dalla CCT Santa che viene chiamato 3x1. In più ci esibiremo anche noi l'11 e il 12 febbraio con Voglia di Borotalco. Giovanni Friuli, il presidente della Proloco di Carosino, ci ha parlato di queste poesie che sono state declamate nell'ambito del Wine White Christmas, e abbiamo detto che le più belle poesie, queste poesie verranno raccolte, per così dire, in una antologia, in un vero e proprio libro, ecco. E allora siamo qui con uno dei poeti. Come ti chiami? Simone. Simone, ci leggi la tua poesia? Ce la declami più che leggere. Il mio paese. Quattro case e un mulino, un vecchio detto del mio paesino, una chiesa per le orazioni e il suono delle campane dalle tante emozioni. Forni antichi per un buon pane, come sempre all'alba l'odore ti assale. Tanto è il verde dei nostri campi, spazi aperti, luminosi e ampi. In ogni rione c'è sempre un po' di verde, e se guardo il cielo, l'occhio si perde. Se mi affaccio alla finestra, c'è il mio paese intero, e per ogni casa un camino nero. E questo è il mio paese, ve l'ho detto, ci starebbe un fazzoletto. Il mio paese è quello del buon vino e si chiama Carosino. Davvero bravo, significativo, che valorizza proprio l'essenza di Carosino. Un poeta in crescita, un poeta in erba.
Stiamo parlando del Wine at Art Christmas, e quindi la declamazione delle poesie. Eccoci nella declamazione di un'altra poesia. Siamo di nuovo con Michele Friuli. Recitiamo questa poesia. Dolci grappoli. Tanto come si chiama? Il vino. La cosa più importante. Dolci grappoli pregni di chicchi, turgidi, croccanti e dal sole dorati. Grappoli che l'estate ha reso ricchi, di profumo e dolcezza mai sognati. Nella bocca un acino zuccherino, scrocchia e da annettere prelibato. Per questo è felice il contadino, che il palmento può essere preparato. Si svuota di ogni cosa la cantina, poi lava bene torchio e capasoni, lavora sodo fin dalla mattina e disinfetta pavimento e stivaloni. Tutto è pronto per la gran festa, all'alba tutti pronti a vendemmiare. Il contadino del corteo è in testa, reggendo la tinozza del trasportare. Al canto delle vendemiatrici fa eco il secco rumor delle accesoie e delle viti, protagoniste e attrici. Son vestite di multicolori foglie. I grappoli si affollano nei secchi piangendo un po' di succo profumato e tutti gli acini, sia turgidi che secchi, premieranno chi la vigna ha lavorato. L'ingorda bocca del piccolo palmento il portator sforna con il suo tino e quasi per magia in movimento inizia il miracolo del vino. Chi è l'autrice? Chi l'ha scritta? Rosa Maria Vinci. Complimenti all'autrice e complimenti a te che l'hai declamata. Una collaborazione intensa tra istituzione, quindi ente comune, Proloco e associazioni varie. In modo particolare ci occupiamo di una delle attività dell'associazione Babele che gestisce lo SPRAR Carosino. Parliamo di integrazione nell'ambito della immigrazione, e quindi siamo con Elena Monteleone, appunto, dell'associazione Babele. Una realtà, quella della immigrazione, che è sotto gli occhi di tutti e che bisogna gestirla, e quindi l'associazionismo, il volontariato ha un ruolo fondamentale. Ecco, parliamo del vostro ruolo, delle vostre attività. Allora, noi siamo presenti qui sul territorio di Carosino dal settembre dello scorso anno, ma è diventato un progetto autonomo appunto nel 2016, giugno 2016. SPRAR significa Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati, e l'associazione Babele si occupa di migranti, di accoglienza da moltissimi anni. Noi siamo presenti da poco, quindi è una nuova realtà, diciamo, in questo territorio, in questa comunità. E l'obiettivo naturalmente dell'accoglienza è quella della ricostruzione di un percorso di autonomia dei nostri ospiti, dei beneficiari. Autonomia quindi attraverso la formazione, l'alfabetizzazione, quindi imparano la lingua italiana, riqualificazione professionale, inserimento lavorativo. E l'integrazione è come diventare, diciamo, parti integranti della comunità che li accoglie. E in realtà i nostri ospiti hanno diverse attività, dalle attività sportive, frequentano la scuola, molti di loro lavorano e molti frequentano, diciamo, abbiamo attivato dei tirocini formativi per la riqualificazione. Nell'ambito invece dell'integrazione in questo comune abbiamo partecipato insieme alla Proloco quest'estate e nell'organizzazione della Sagra del Vino, e i ragazzi sono stati contenti e parte integrante e hanno avuto, diciamo, anche una forma di riconoscimento all'interno del territorio, presentandosi, diciamo, anche alla popolazione e al resto dei cittadini. E poi questo progetto è anche continuato con l'ultimo evento dei primi di dicembre di Wine and Art Christmas, e dove c'è stata ancora la loro partecipazione. Adesso, diciamo, il nostro progetto è quello di continuare, di crescere in questa comunità e che i ragazzi siano realmente accolti e riconosciuti all'interno del nostro paese. Abbiamo parlato di immigrazione. L'immigrazione rientra nel genus
del sociale, né appunto una species. E siamo infatti con Cristina Leone, consigliere comunale di Carosino, delegata alle politiche della famiglia. Quindi parliamo di sociale nelle famiglie. Sì, esattamente. Con particolare riferimento alla interazione, alla collaborazione tra ente comune, quindi istituzione, e ovviamente associazionismo. Certo. L'amministrazione comunale di Carosino ha, come dire, un occhio particolare per il sociale, patrocina e anche tantissime iniziative che possano consentire, come dire, di favorire un po' il benessere della collettività. Poi siamo un piccolo comune, quindi questo riesce anche molto più facile. Una caratteristica della nostra comunità è quella di essere multiculturale, perché sebbene siamo appena 7.000 abitanti, però già con un censimento del 2015 avevamo la presenza di 20 nazionalità differenti nel nostro comune, quindi abbiamo cittadini che vengono da Cuba, dall'Albania, dalla Tunisia, dagli Stati Uniti. La globalizzazione. Sì, e quindi essendo un paese multiculturale non potevamo che aprirci anche noi all'accoglienza e quindi a come dire, partecipare alla realizzazione del progetto SPRAR a Carosino. Ora andremo avanti con tante iniziative che consentano però uno scambio culturale, l'integrazione proprio come osmosi, no, tra noi e gli ospiti che vengono dagli altri paesi del mondo. Questa immagine che il nostro operatore sta appunto riprendendo è, come dire, l'immagine plastica e classica, potremmo dire, della integrazione, proprio a significare, a simboleggiare che non esistono differenze di razza, non esistono differenze appunto di provenienza, siamo tutti uguali su questa terra, e quindi questo è lo sforzo che l'ente comune, che le associazioni, che la Proloco stanno cercando appunto di realizzare attraverso una attività variegata e multiforme di integrazione. Beh, allora, dopo aver ascoltato i rappresentanti del comune, dell'associazionismo, beh, mi sembra logico sentire loro, i veri protagonisti, i destinatari di questa attività. E siamo con uno di loro che viene dal Gambia. Ti chiami? Abubakar. Ecco, Abubakar, mi pare, se non ho capito male. Quanti anni hai? 19 anni. Ti trovi in Italia da quanto tempo? Da 3 anni. Ecco, sei stato accolto, sei diventato uno di noi, come se lo fossi sempre stato. Come ti trovi? Come vieni trattato? Ti senti bene? Ti senti partecipe? Sì, mi trovi bene qua e anche sono contento per tutti. Ti senti come se avessi tanti amici? Sì, sì, ce l'ho tanti amici anche... Sono contento per loro, tutti sono bravi, e mi piace Carosino. Beh, insomma, ti trovi a tuo agio, hai trovato qui quella famiglia che avevi in Gambia, come quella famiglia, la tua famiglia ovviamente è sempre la principale, però diciamo che non ti, si fa in modo che non ti venga a mancare niente. Sì, sì, per cui io non manca niente, ce l'ho tutte le cose. Vivo bene, sto vivendo bene, mangiare, tutte le cose, mi trovi bene. Beh, come vedete, non la nostra, quello che stiamo facendo, stiamo realizzando, non è una qualcosa di propaganda, ma è un qualcosa di encomiabile, perché poi trova il riscontro nella realtà di tutti i giorni attraverso la parola viva dei destinatari di questa azione, innanzitutto umanitaria. Bene, è tutto per Polifemo, ci fermiamo qui, l'appuntamento per venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, stesso canale, canale 78 del Digitale Terrestre, Delta TV, e non dimenticatelo mai, non è venerdì se non c'è Polifemo. Buonasera.